e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Fiona e ci troviamo alle 3 2017 esattamente allo stand di Sony PlayStation. Come avete potuto immaginare, quello che abbiamo provato oggi sono alcuni dei titoli di PlayLink. Di che cosa si tratta esattamente? È un nuovo servizio che permette a tutti i giocatori, anche a quelli meno avvezzi al controller, di giocare in serenità, ma soprattutto tutti insieme. Perché dico in serenità? Perché tutto quello di cui avete bisogno per giocare con i giochi PlayLink è semplicemente una PlayStation 4 e uno smartphone. Smartphone che può avere sistema operativo sia Android che iOS. Perché PlayStation ha scelto lo smartphone? L'ha scelto perché è la cosa più facile da utilizzare ed è la cosa che tutti sanno usare, compresi nonne, cani, gatti, insomma tutti. Tra i titoli che abbiamo potuto provare in questa occasione, il primo è That's You, poi in Hidden Agenda e Frantix. Con That's You bisognerà rispondere ad alcune domande in base alle persone che sono sedute sul divano con voi. Si potrà giocare in locale oppure online fino a 6 giocatori. Ovviamente ognuno deve avere uno smartphone o un tablet a portata di mano. Il gioco più interessante di tutti, che mi ha colpito tantissimo, si chiama Hidden Agenda. Perché mi ha colpito? Innanzitutto è in via di sviluppo e il team di sviluppo è proprio quello che ha creato Until Dawn. Infatti il gioco richiama tantissimo Until Dawn, ma qual è la particolarità? È una sola. Tutti dovete prendere la stessa decisione. Quindi mentre si va avanti nel gioco ci saranno delle occasioni in cui il gioco vi chiederà cosa fate adesso. Dovete scegliere, ognuno dei giocatori sceglie qual è la risposta che vuole, diciamo l'azione che vuole intraprendere, e se più giocatori hanno scelto la stessa azione allora il personaggio intraprenderà proprio quella. Il gioco durerà più o meno 2 ore e mezza, ma il team di sviluppo non ci ha assolutamente detto quanto costerà. Mi incuriosisce davvero tantissimo, perché un gameplay collettivo di questo genere secondo me non si era ancora visto ed è veramente veramente interessante. L'altro gioco, che si chiama Frantix, è simpaticissimo. Ci si trova in un'arena oppure ci sono altri diversi tipi di scenari e si è praticamente tutti contro tutti. Bisognerà cercare, non so, di buttare giù dal dirupo gli altri, oppure che ne so, si volerà con un paracadute in caduta libera cercando di arrivare a terra senza spiaccicarsi. Comunque dei giochi molto divertenti. La cosa che mi è piaciuta più di tutte è il fatto che non ci sia necessità di comprare controller o comunque altri tipi di device. Si sfrutteranno semplicemente le caratteristiche di quello che abbiamo già in casa tutti, ovvero uno smartphone o un tablet. Credo che questa mossa di Sony sia davvero interessante, perché vuol far diventare dei videogiocatori proprio tutti, anche coloro che con i videogiochi non vanno proprio d'accordo. Direi che per oggi è tutto, proveremo molto più approfonditamente in futuro i giochi di PlayLink. Io vi saluto, vi do tanti baci, tanti abbracci, mi raccomando iscrivetevi al canale e seguite tutti gli altri video qui dalle 3 di Los Angeles. Ciao!